Dottore Tolisano, secondo le proiezioni la broncopneumopatia cronica ostruttiva sarà la terza causa di morte nel mondo dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. Indifferibile quindi fare un focus sui nuovi scenari di cura. Quali sono? I nuovi scenari terapeutici sono effettivamente molto vasti. Le nuove linee guida che sono, diciamo, del 2019, quindi recentissime, mettono a nostra disposizione veramente un armamentario terapeutico enorme. Rispetto alle linee guida dello scorso anno, devo dire la verità che hanno una caratteristica clinica molto più profonda rispetto a quella tecnica, per cui la terapia va da una scelta iniziale al follow-up, al mantenimento, al follow-up delle riesacerbazioni o riacutizzazioni, come se le si vogliono chiamare, per cui diciamo lo scenario è veramente ampio, per cui si lascia molto spazio alla, diciamo, alle nuove figure dei fenotipi clinici della BPCO e quindi molto molto spazio operativo allo specialista pneumologo che deve conoscere molto a fondo le problematiche fisiopatologiche del paziente che ha dinanzi. Per quanto riguarda nello specifico le terapie, su quale si punta soprattutto? Allora, le terapie di ultima generazione, ormai da qualche anno c'è l'associazione dei broncodilatatori a lunga durata d'azione, sia quelli beta-adrenergici che quelli anticolinergici, che ormai hanno dimostrato, diciamo, la loro sinergia e la loro efficacia d'azione collocati nello stesso device, ma ultimissima, diciamo, come ultimo arrivo c'è la triplice associazione tra il beta-2 stimolante, l'anticolinergico e il corticosteroide inalatorio, che però chiaramente deve essere ben inquadrata dal punto di vista terapeutico in alcuni scenari ben definiti. Molto spesso manca anche una diagnosi precoce e poi c'è anche l'incubo delle cosiddette riacutizzazioni. Il problema della diagnosi precoce effettivamente è un problema molto sentito, nonostante da noi dibattuto spessissimo all'interno dei nostri convegni, è trasferita questa esigenza anche al medico di medicina generale, per cui l'inquadramento attraverso un semplice esame spirometrico per un paziente fumatore over 40 anni che abbia una storia di tosse, dispnea o catarro diventa fondamentale per l'individuazione precoce dell'ostruzione bronchiale. E il management delle riacutizzazioni diventa molto molto importante perché molte di queste riacutizzazioni portano all'insufficienza respiratoria e quindi alla gestione di un paziente molto complesso e quindi alla gestione di risorse sanitarie molto più elevate che non negli stadi precoci di malattie.